Grazie soprattutto per le relazioni fatte e per i suggerimenti che ho ascoltato con grande interesse. Intanto lasciatemi ringraziare CNA, sicuramente il presidente nazionale Vaccarino, la vicepresidente dell'internazionalizzazione Tatteri e il direttore Luongo, con il quale ho il piacere di lavorare costantemente. In questa grande opera che vi sia stato detto di semplificazione, di aggiornamento delle procedure ICE, che sta dando grandi risultati dal mio punto di vista. Il governo, come governo, abbiamo deciso ben prima del Covid, in realtà, di puntare su una parola chiave che è la semplificazione dei processi. Abbiamo voluto farlo in linea con le richieste che venivano dal mondo delle imprese, ed è il motivo per il quale posso dire di condividere la mission di CNA come Farnesina oggi, che è quello di accompagnare le piccole e medie imprese, gli artigiani a sostenere lo sviluppo del paese, a prescindere chiaramente dalla crisi Covid, ma in particolare durante la crisi Covid. Per questo motivo abbiamo fin da principio voluto includere CNA ai tavoli verticali che ho personalmente presieduto dal 16 di aprile. Il riscontro è stato ottimo perché avete partecipato a 5 tavoli dei 12 sotto le varie forme rappresentative che vi appartengono, e questo sicuramente ha dato un grande valore aggiunto al dibattito in quei giorni e al risultato che abbiamo poi ottenuto. A questo proposito, ricordo che CNA, come anche articolazione di Rete Impresa Italia, copartecipa insieme a ICE e ai principali attori del sistema italiano anche alla cabina di regia per l'internazionalizzazione che convochiamo ogni anno e che era stata convocata pochi giorni prima dello scoppio del Covid in Italia anche, e quando ancora se ne parlava soltanto in Cina, che ha proprio l'obiettivo di definire le linee guida per l'internazionalizzazione. Questa cabina di regia è in definizione anche una nuova convocazione, che però sarà susseguente alla volontà che abbiamo, e con questo rispondo anche già a uno stimolo della dottoressa Tatteri. Abbiamo però intenzione di convocarla dopo un nuovo giro di consultazione nello stesso formato dei tavoli verticali di aprile, magari meno compatti perché all'epoca abbiamo tenuto due eventi al giorno per 12 giorni di fila, quindi un po' per 6 giorni di fila, quindi un po' eccessivo forse, però l'idea è di rendere davvero vivo il patto per l'export, come abbiamo detto, e quindi aggiornarlo con i feedback e con anche quindi la possibilità di raccogliere migliorie potenziali e anche eliminare eventualmente strumenti che magari abbiamo scoperto non essere serviti più di tanto. Sono quindi felice del fatto che CNA sarà con noi in questo percorso che continuerà nel brevissimo tempo, e sono certo che tra queste già consolidate sinergie tra CNA e il Ministero degli Affari Esteri un nuovo rafforzamento potrà arrivare dal fatto, con questo anche me ne congratulo, quindi, che il presidente Vaccarino si è entrato ora a far parte del consiglio di amministrazione di ICE Agenzia, e quindi potrà portare il suo prezioso contributo ai lavori di ICE e sicuramente del sistema paese, appunto, quindi del lavoro che facciamo in Farnesina. E come ho ricordato pochi giorni fa, proprio il giorno dopo la nomina del nuovo CPA, l'obiettivo che abbiamo davvero è quello di portare a un raccordo costante le istituzioni che rappresento con il mondo delle imprese. E quindi l'obiettivo di quel CPA sarà proprio quello di aiutare ICE in questo processo di innovazione che la porti ancora di più, perché l'ha fatto, a onor del vero, in questi anni, a fianco delle imprese. E abbiamo, come sapete, analizzato più e più volte in queste settimane, e voi l'avete fatto meglio di noi, i dati dell'impatto economico del Covid sulle imprese. E devo dire che la buona notizia in un'analisi globale dove i trend sono tutti in calo
è che l'Italia ha avuto già una grande capacità di resilienza, specialmente sull'export, tant'è che i dati del post-lockdown hanno subito registrato un aumento sui mesi precedenti e una ripresa quasi regolare delle esportazioni, ovviamente con una analisi che varia moltissimo da settore a settore, perché chiaramente tutti i settori che sono molto legati ad esempio al mondo dell'oreca sono ancora, faticano ancora a ripartire, mentre altri settori hanno già ripreso a pieno. Quindi in realtà un'analisi complessiva è molto complessa ed è il motivo per il quale i tavoli che facciamo sono molto settoriali, anche perché ogni ambito ha bisogno di strumenti a volte anche nettamente differenti. Devo dire che l'obiettivo che ci siamo dati di trasformare in qualcosa di concreto la frase molto spesso abusata di fare sistema, posso dire oggi che stia funzionando. Il patto per l'export che abbiamo firmato, anche nel suo stesso nome, dava questo significato, cioè un patto tra lo Stato, la pubblica amministrazione e le associazioni datoriali che scriva insieme un futuro dello sviluppo appunto delle imprese che intendono internazionalizzarsi facendo davvero sistema. Non è soltanto una presa di responsabilità comune, perché sarebbe troppo facile per noi scaricare sulle imprese chiaramente la responsabilità, ma è invece proprio una responsabilità maggiore che ci prendiamo noi, perché abbiamo nero su bianco ciò che le aziende ci hanno chiesto, di conseguenza dobbiamo rispondere nei fatti a quello che c'è arrivato. Questo esercizio è stato fatto, come sapete, con 140 realtà associative, oltre il CNA chiaramente, oltre 250 partecipanti. Posso dire che si è in realtà anche partito prima questo esercizio rispetto al Covid, perché il tutto è iniziato quando decidemmo insieme al Ministro Di Maio nel settembre dell'anno scorso di unire le competenze all'internazionalizzazione, quindi portando la quota che c'era ancora al Ministero dello Sviluppo Economico dentro la Farnesina, il cosiddetto decreto 104, che è diventato poi attuativo dal 1 gennaio 2020. Questo sembra banale, perché se ne è parlato per tanti anni di farlo, chiaramente è stato sempre vittima questa riforma di vari giochi politici, perché nessuno voleva perdere quote di potere tra un ministero e l'altro. Fortunatamente ci sono allineati gli astri, siamo riusciti a portare avanti questa riforma che oggi dà una grande risposta alla prima parola che ho detto, semplificazione, perché oggi le aziende, le associazioni datoriali hanno un unico riferimento, che è il Ministero degli Affari Esteri e la sua intera rete nel mondo, che significa ad oggi 78 reti di ICE, 12 uffici SACE nel mondo e tra ambasciate e consolati circa 170 riferimenti. Quindi andiamo nel totale a oltre 200 riferimenti nel mondo, dove le imprese hanno una casa italiana alla quale rivolgersi per essere anche accompagnate. Poi vi dirò anche come stiamo riformando questa logica di accompagnamento nei loro processi. I sei pilastri del patto per l'export li ha già in buona parte snocciolati sia il direttore Luongo ma anche la dottoressa Datteri, e quindi non mi soffermerò più di tanto. Dico soltanto che alcuni di questi, dal mio punto di vista, sono specificatamente tarati sul vostro ambito di competenza e i numeri ci mostrano che infatti sta funzionando. In particolare mi riferisco ad esempio alla formazione, dove si è investito tanto sia sul rilancio del progetto che già esisteva, Temporary Export Manager, ai quali però, considerato che stiamo ora scrivendo la normativa, diciamo, per la gara, stiamo dando un taglio con un profilo molto più alto rispetto al passato. Crediamo che lo strumento debba essere efficace per la sua finalità, che è quella di aiutare le aziende ad accrescere la competenza verso l'export. E allora abbiamo fatto diversi incontri sia con le associazioni dei manager italiani che anche con alcuni colossi dell'esportazione globale, che ci hanno dato anche un aiuto a trovare nuove linee guida, nuovi indirizzi sulle certificazioni necessarie per questi professionisti e sul taglio da dare appunto al sistema. Abbiamo dotato di nuovo il fondo di 50 milioni di euro che appunto serviranno
a questo scopo, quindi ai voucher per le imprese per poter assumere questi professionisti, ma abbiamo anche lanciato il progetto che è nuovo dei digital manager, che saranno invece personale delle stesse PMI ad essere formato tramite un accordo fatto con la CRUI, quindi con le università italiane, e con dei moduli aggiuntivi fornitici dai colossi dell'e-marketing e dell'e-commerce, che chiaramente hanno il loro interesse, ma abbiamo in questo caso un interesse comune, ovvero loro hanno interesse che cresca la base di aziende esportatrici, che quindi avrà poi bisogno di utilizzare strumenti a pagamento per crescere sempre di più, ma nel frattempo formano gli imprenditori italiani a essere presenti sul digitale in modo concreto e quindi poter davvero vincere questa sfida che oggi non è legata al Covid. Il Covid ha dimostrato come il 25% del commercio globale si è mosso su piattaforme digitali, ma a prescindere, se guardate i dati del digitale, è un trend in continua crescita da 20 anni a questa parte, quindi nel giro di pochi anni essere sul digitale fa la differenza tra esistere o non esistere nel mondo del commercio. E la gara di comunicazione è già stata raccontata benissimo dal direttore Luongo. Sulla formazione e l'informazione, che è la seconda parola chiave di questo pilastro, è un progetto sul quale io, probabilmente perché sono un ingegnere informatico, credo moltissimo e vorrò continuare a spendermi moltissimo, è quello del portale export.gov.it. Un portale che è già uscito il 18 settembre con una prima versione, abbiamo due release, la seconda sarà entro dicembre, ed è un portale che nasce già bene, nel senso che per la prima volta unisce in un unico sito tutti gli strumenti, dalle regioni fino al Ministero degli Affari Esteri, a disposizione delle imprese. È intuitivo, cioè racconta un viaggio, così è stato immaginato, verso l'internazionalizzazione, partendo dalla richiesta dell'imprenditore sulla volontà, diciamo, del suo sviluppo aziendale. E quindi non ti dice qua sono tutti gli strumenti, cerca il tuo, ma ti dice dimmi chi sei e ti aiuto a cercare il tuo strumento. E in una seconda release verrà integrato con intelligenza artificiale, machine learning, bot chat e quel grande progetto che stiamo facendo insieme alla ministra Pisano dell'innovazione digitale e alla ministra Dadone della pubblica amministrazione, di integrazione dei database della pubblica amministrazione, che come sapete ora è diventato un obbligo di legge col decreto semplificazioni, e che permetterà a tutte le pubbliche amministrazioni di poter interrogare i database di tutte le altre per avere risposte immediate. Cosa significa questo in termini proprio di sviluppo tecnologico? Significa che sul portale l'azienda potrà registrarsi con la sua ragione sociale e l'intelligenza artificiale saprà già cosa fa quell'azienda, quanto cosa esporta e dove tende a esportare e che tipo di mercato è quello di suo riferimento. Cosa significa questo? Che la piattaforma stessa potrà dire alla tua azienda specifica il tuo mercato di riferimento, magari che ne so, è la Russia, gli Stati Uniti o la Cina. E non solo, a livello di provincia addirittura riesce ad arrivare, perché gli strumenti che abbiamo visto ad esempio di alcuni colossi come Google permettono di dirti il bottone dove è più venduto tra tutte le città d'Oriente, e ti dirà anche qual è lo strumento di quelli della pubblica amministrazione disponibile per la tua azienda. Questa per me è una rivoluzione enorme sulla quale stiamo scommettendo molto, ripeto, e dovrà anche colmare quel gap che io vedo di persona quando giro l'Italia visitando aziende, della consapevolezza degli strumenti. Diamo troppo per scontato a volte che l'imprenditore abbia il tempo di cercare, di informarsi, non è così. Gran parte delle aziende italiane sono piccole aziende familiari, dove se o lavori o cerchi strumenti, quindi molto spesso si tende a lavorare, giustamente, anziché fare altro. Ecco, a questo rispondiamo sia con i temporary export manager che anche con questo portale, che sarà un portale di immediata consultazione. E abbiamo individuato altri strumenti che sono stati già descritti, il sistema fieristico, chiaramente abbiamo voluto dare una grande mano a quel mondo e abbiamo fatto dei protocolli appositi con AIFI, con CFI. Nel decreto, nel nuovo DPCM che sarà emanato stasera,
Non ci saranno novità sul mondo fiere, questo è positivo perché rimane tutto nuovamente aperto come abbiamo fatto nell'ultimo decreto e sono felice di dire che l'Italia è l'unico paese che è ripartita con le fiere con buon successo, perché io ho partecipato personalmente ad esempio a, al MIPEL, al MICAM e al DATE al MIPEL e MICAM abbiamo avuto oltre 3.000 buyer internazionali, di cui 1.500 extracomunitari, con protocolli specifici che hanno potuto permettere la visita di questi buyer. Oltre alla grande novità, che è sempre nell'ambito della semplificazione e della digitalizzazione, del portale Fiera Smart 365, di cui ho sicuramente parlato a lungo, ma voglio dire una parola in più. Questo è un portale che risponde a un'esigenza precisa. Le aziende molto spesso non hanno la capacità economica anche di avere una quota digitale. Noi così permettiamo alle fiere di dare a tutte le aziende che partecipano pari strumenti. L'esperienza che ho avuto al MIPA per me è stata molto significativa anche della volontà della fiera stessa di aggiornarsi, perché noi abbiamo fornito lo strumento, loro l'hanno messo sul portale, quindi andando sul portale della fiera i buyer potevano anche registrarsi su un B2B digitale e fare appunto le loro attività come se fossero nel fisico, nel mondo del fisico, ma la fiera stessa ad esempio ha deciso di prendere, di creare uno shooting corner, quindi un angolo in cui tutti gli espositori potevano, con dei modelli, delle modelle, dei fotografi pagati dalla fiera, caricare la loro merch sul portale online. Quindi anche chi non erano magari piccole start-up che non avrebbero avuto la capacità di farlo, l'hanno fatto in questa maniera. E chiudo col pilastro più importante, chiaramente, che è quello della finanza agevolata. Io sono amante dei numeri e i numeri parlano chiaro. Noi avevamo un 2019 pre-riforma del fondo del 94-81 di Simest con un tasso di successo delle richieste del 5% e un fondo totale di 219 milioni erogati. Nei primi mesi post lockdown abbiamo un tasso di successo ben oltre il 50% e 864 milioni di euro fino al 17 settembre erogati o richiesti e prossimamente erogati, e dal 17 settembre al 22 settembre, quindi quando è scattata la possibilità di richiesta del fondo perduto, 1,5 miliardi di richieste aggiuntive. La risposta quindi della dottoressa Datteri è nelle cose, ovvero proprio questa mattina abbiamo fatto una riunione di governo sul bilancio, sulla manovra di fiscale, sulla manovra di bilancio, scusatemi, e la prima priorità della Farnesina è stata proprio il rifinanziamento del fondo del 1981 con ulteriori 2 miliardi di euro. Noi stimiamo che questo fondo stabilizzato possa essere un fondo rotativo da 3 miliardi anni. Il vantaggio è che è un fondo rotativo con un tasso di perdita calcolato intorno al 20%, che è nella media di tutti gli altri fondi di finanziamento agevolato. E quindi l'obiettivo è quello. Non dico che l'obiettivo è già raggiunto, perché come sapete la legge di bilancio è un caos, ma l'invito che vi faccio è anche di far sentire la vostra voce per tutti gli attori politici, in particolare chiaramente il MEF, per raggiungere questo obiettivo, perché è uno strumento che ha funzionato e quando le cose funzionano è bene che si faccia squadra per continuare a portarle avanti. La proroga temporale non dipende da noi soltanto, ma dipende dalla Commissione Europea, perché noi abbiamo dovuto agire in deroga alle norme sugli aiuti di Stato con 800.000 euro di fondo perduto che non si sarebbe dovuto fare, altrimenti sarebbero tornati ai 200.000. Però le parole della von der Leyen sono state molto chiare, probabilmente fino al 31 giugno non ci sarà alcun problema, noi stiamo spingendo per fare tutto il prossimo anno anche e speriamo che vada bene. Su esenzione IVA veramente bussare al MEF, perché noi non possiamo fare più di tanto da questo punto di vista, ma ho colto il messaggio e ci lavorerò anch'io ovviamente sicuramente in termini politici. Expo Dubai 2021, noi avevamo già stanziato tutti i fondi necessari e scommesso tanto su Expo 2020, quindi abbiamo prorogato recentemente il mandato al commissario
presenti per arrivare al 21 non ci saranno problemi. Tra l'altro è un progetto, non voglio dilungarmi ora perché tende ad essere logorroico, lo so, ma è un progetto molto ambizioso e che racconta l'Italia veramente al meglio, perché è un progetto che punta sulla sostenibilità, sulla digitalizzazione e sul concetto appunto di, del futuro che l'Italia vuole dare anche in termini politici. Abbiamo con questo voluto anche, ed è l'ultima cosa che dico, anche se sembra un fondo minore, ma per me come visione molto importante, come sapete in questo ultimo anno abbiamo stanziato 1 miliardo sul fondo innovazione, lato Mise. Siamo stati tra i primi, il primo paese in Europa a siglare la nostra adesione all'Unione Mondiale sulla blockchain, quindi il nostro paese oggi riconosce i procedimenti in blockchain come aventi diritto di legge. E abbiamo voluto, per continuare anche nella nostra quota farnesina in questa direzione, riformare e rifinanziare il fondo di venture capital di Simest, che, diciamoci le cose come stanno, lavorava con una banca fino ad allora e non aveva senso, perché non c'è questo tipo di esigenza nel mondo delle start-up. Serve qualcuno che ti accompagni davvero a crescere. Ora il nuovo fondo di venture capital di Simest è finanziato con 166 milioni, ne va a 40 prima della nostra modifica, e soprattutto ha una nuova mission che è proprio quella di avere fra mesi o anni il primo unicorno italiano, ovvero una startup che diventa capitalizzata a livello di mercato globale e quindi possa anche accompagnare le startup ad acquisizioni mirate di altre startup nel mondo, in Europa in particolare, e per poter quindi crescere e diventare competitive. È un processo che fanno regolarmente altri paesi, non soltanto i campioni di startup come Israele, ma tanti altri, e quindi su quale noi stiamo provando a scommettere anche. Tante idee abbiamo anche per il Recovery Fund, dove tutto quello che avevo detto comunque è compreso anche lì, perché è il modo migliore per standardizzare questi processi, ma tanto altro c'è che si può fare in questo ambito, quindi vi ringraziandomi ancora, sono veramente felice di poter raccogliere i vostri suggerimenti anche ai tavoli che faremo prossimamente e che riconvocherò. Grazie. Grazie al segretario Mario Di Stefano. Prima di passare alla